Tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda questi fatti da Mimi Kiko. Allora, ho fatto questi acquisti perché c'erano degli sconti abbastanza, devo dire abbastanza vantaggiosi, e quindi li ho dovuti acquistare perché erano stupendi. Erano degli ottimi acquisti, gli sconti veramente erano uno più succulento dell'altro, e quindi ho dovuto prendere alcune cose. La prima volta che ci sono andata ho preso delle cose, prendi 4 e paghi 3, e poi c'era quello 50 e 50, comunque ho preso svariate cose, quindi non mi ricordo quando ho preso quello e quell'altro. Vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, per prima cosa vi faccio vedere che ho preso un fondotinta, perché Stefania passione fondotinta, non si smentisce mai, quindi ho dovuto prendere questo fondotinta e ho preso 1,5N. Questo è un fondotinta fluido perfezionante dal finish luminoso, idratante per tutta la giornata, con SPF 25. E vediamo come è questo fondotinta. Ovviamente lo proverò e vi farò sapere. Comunque la colorazione credo che ci siamo, sinceramente mi hanno messo molta curiosità i vari video che ho visto di recensione per quanto riguarda questo fondotinta. Visto l'occasione che c'erano questi sconti, li ho voluto prendere. Poi vediamo se c'è un'altra cosa. Sì, questa è quella della mia migliore amica. Sì, poi mentre che c'eravamo ho preso la maschera che utilizza la mia migliore amica Michela, che è una maschera purificante per il viso. Lei si è trovata benissimo, e visto che alcuni prodotti prendendo un tot gli altri venivano, diciamo, regalati, e quindi gli ho voluto prendere anche questa maschera, così ha una maschera di scorta, perché se non mi sbaglio lei l'aveva o finita o quasi nel finire, quindi questa gliela posso anche dare, quindi la mettiamo di lato perché quella è di Michela. Poi allora andiamo avanti e cercherò di farvi vedere le cose proprio per quello che si tratta, perché è inutile farvi vedere delle cose a parte e tutto, va bene. Allora, l'ultimo che non c'entra niente di nessuna collezione è questo, ed è uno Skin Training CC Blur, che è una specie di CC cream, che però diciamo che può essere utilizzata come primer per il viso. Questa mi è stata consigliata direttamente dalla commessa, mi ha detto, dice, guarda, perché abbiamo confidenza, nel senso che vado sempre nello stesso store, e mi ha detto, dice, guarda, questa è ottima per la pelle matura, eccetera eccetera, mi fa, questa, dice, sicuramente ti troverai benissimo, e quindi l'ho voluta prendere. E sto parlando di questa qua. Vediamo se così si legge, così, perché se no ve la metto così, non so se si legge. Comunque questa nella confezione dorata, dorata, argentata e rossa, e questa è la Skin Training CC Blur, ed è questa qua. Devo dire che mi ha fatto prendere la colorazione light, la proverò e vi farò sapere anche di questa, però dicono che è ottima, perlomeno lei ha detto bellissime parole su questo prodotto, quindi lo utilizzerò e vi farò sapere. Poi una cosa che ho preso per quanto riguarda Wonder Woman, sinceramente non è che mi piaceva così tanto le cose che sono uscite. L'unica cosa che volevo provare è il fondotinta di Wonder Woman, e ho preso lo 02 Porcelain. Speriamo che il colore sia giusto. Questo dice che è un fondotinta fluido, lunga tenuta, con copertura medio-alta, modulabile, dal finish luminoso e naturale. Applicare con le dita o un pennello piatto e agitare prima dell'uso. Ha una durata di 24 ore. Ovviamente chi è che mette il fondotinta per 24 ore? Comunque questo dovrebbe essere il colore. Speriamo che mi trovo bene con questo fondotinta. La boccettina mi sembra piccola a confronto all'altro. Ha 28 ml di prodotto, ha una scadenza di 12 mesi. Anche questa vi farò sapere. Questa ha 30 ml, questa ne ha 28. Grazie. Comunque, vi farò sapere anche di questo. Ottima anche la confezione, molto molto carina. Poi, per quanto riguarda l'Austin Amalfi, ho preso alcune cosucce. Solo 3, se non mi sbaglio, vero?
Sì, ho preso tre cose per quanto riguarda l'Ostin Amalfi. Chi mi conosce sicuramente sa benissimo cosa ho preso. Allora, la prima cosa che ho preso è il Lasting Matte Lip Color nella colorazione 08. Questi li ho visti veramente da tantissime persone, ma Trucchina 100, Valeria, dice ottime recensioni per quanto riguarda questo prodotto e quindi l'ho voluto prendere. Ed è un rossetto liquido di questo colore malva. Ma va. Ve lo swatcho, è un malva scuro. Lei, se non mi sbaglio, aveva preso un altro colore, ma comunque io ho preso questo perché sono i colori che io prediligo di più in assoluto. E devo dire che la durata è ottima perché io l'ho swatchato. Quando arrivano i prodotti, io li tocco, li swatcho, vedo su per giù com'è la texture, tutto. E parlo dei rossetti, non delle altre cose. Le altre cose non le tocco. Per vedere se dura, non dura, eccetera. Non si toglieva, cioè io ho tolto con il tovagliolo, lavavo i piatti e ancora si vedeva la lona. E non vi dico niente. Gli altri colori, sinceramente, non mi dicevano un granché, quindi ne ho voluto prendere uno proprio per simboleggiare questa linea. Poi un'altra cosa che ho preso, io ho la fissa, è il blush, sempre di Lostina Amalfi, questo è lo 02 Silky Sand. Ne volevo prendere uno proprio per simboleggiare, diciamo, questa uscita perché i pack mi piacciono tantissimo. Cioè, questo è il pack ed è una cosa particolarissima. Cioè, ditemi voi se non è una cosa molto molto bella. Non lo so se si vede, è tutto in rilievo. Vedete, così si vede. Guardate, tutto questo è tutto in rilievo ed è una cosa eccezionale, veramente eccezionale. E questo è il blush. Di questo non ve lo swatcho perché non lo so se lo tengo o non lo tengo. Questo ancora sono in bilico. Comunque mi piace tantissimo. È un color terra leggero. È un pesca, diciamo, non proprio color terra perché è un pesca leggero leggero. È molto molto bello. E sinceramente fa la sua porchissima figura. Questo non lo so se lo tengo, però lo mettiamo di lato, non si sa mai. Una cosa che tengo e che prendo in qualsiasi edizione limitata sia di Kiko è la cipria, la Finish Powder, sempre di Lostina Amalfi. Quindi il pack sempre esterno è questo, tutto damascato con questi intagli, è tutto molto molto bello. Adesso vi faccio vedere la cipria, cioè questo è il pack. Ed è sempre tutto intagliato, cioè no, è una meraviglia di packaging, è una meraviglia di packaging. E la cipria è questa, dicono che odora di cocco, ma no, non odora di niente, sinceramente no. Ed è liscia, proprio liscia, senza nessun disegno e niente. Questa è cioè io faccio proprio la collezione per quanto riguarda le ciprie di Kiko. Cioè, per farvene vedere alcune, no? Sempre per farvi vedere che le cipre di Kiko non mi piacciono per niente. A me piacciono e quindi li colleziono. E sinceramente sono molto molto buone. Poi andiamo avanti e ho preso gli altri prodotti che vi faccio vedere. Che sono questi qua, sono per quanto riguarda l'edizione natalizia. E quindi facendo veloce veloce vi faccio vedere quello che ho preso. Questo è uno. Ecco, per quanto riguarda la cipria, ho preso un'altra cipria ed è quella in edizione limitata per quanto riguarda il Natale ed è la Holiday Gems ed è una Precision Powder. Ed è questa, nella colorazione 01 White Chocolate, cioè cioccolato bianco. Boh. Il pack è così ed è simile a qualche anno fa. E la cipria in questione è questa. Questo è il colore della cipria che io ho scelto. E devo dire che era quella che vedevo meglio per quanto riguarda il mio viso.
Vedevo bene, scusate, no, meglio. Vedevo bene per quanto riguarda il mio viso perché io sono molto molto chiara, anche se così non sembra, ma sono molto molto chiara, quindi se prendevo la 02 era scura per il mio incarnato. E poi ho preso gli illuminanti, ero molto indecisa, poi in base ai prezzi e tutto ho voluto prendere tutte e due gli illuminanti. Ho preso lo 01, il pack è così. Questo è lo 01 ed è Kiss of Light. La scatolina è così come la cipria. E l'illuminante è questo. Molto molto bello, tutto intagliato, veramente una cosa molto fine. E questo è l'illuminante. Ed è una luce. Questo qua. L'altro colore invece è lo 02 ed è Shimmering Stardust. Pack ovviamente sempre uguale. Questa volta con dei glitterozzi abbastanza, diciamo, grossi. Questo è il pack. Ha dei glitter abbastanza grossi. E questo è sul dorato. Quello era più sul bianco. Questo è sul dorato. E sono questi. Questo è il numero 1 e questo è il numero 2. Poi andiamo avanti e ovviamente ho preso un blush perché non si può prendere solo illuminanti, ma si deve prendere anche i blush. E ho preso soltanto uno perché è quello che mi piaceva di più ed è lo 03 Under the Mist Tolt. Questo è il pack esterno. Invece il pack è questo. Bellissimo anche questo. Ed è un bellissimo malva. Anche questo è intagliato. Vedete? Cioè, questo è il colore. È bellissimo, cioè è anche intagliato, è una cosa eccezionale. Ed è un color, non è proprio malva. È un nude. Sì, vabbè, adesso ne ho messo tanto proprio per farvelo vedere il colore perché tramite le luci si assomiglia anche a quello che ho. Ed è questo. Ed è molto molto bello perché sfumato dà un effetto veramente ok, strepitoso. Allora, un altro prodotto che ho preso sempre della collezione è il Glow Elixir, che sarebbe un... Allora, qui dice che è una preziosa combinazione tra un siero viso nutritivo ed un primer illuminante. Ha una texture leggera e a base d'acqua. Si assorbe rapidamente sulla pelle lasciandolo liscia, uniforme e luminosa. Indossalo come base makeup o da solo per una luminosità sensazionale. Maronna mia. Ed è questo. Allora, già si vede la pearlescenza. Si vede benissimo la pearlescenza che ha, non lo so se riuscite a vederla, vedete? Sembra seta, sembra seta. Devo dire che questo mi sconfinfara un po', lo voglio provare e soprattutto lo voglio provare abbinato a fondotinta, quello più coprente di Wonder Woman. Poi, avevo preso anche questo, non me lo ricordavo. Ho preso un prodotto di... Non mi ricordo questa Paradise qualcosa, che è lo 02 e che è il prodotto che, se non mi sbaglio, la Lizzy ha preso. È quel prodotto che ha 3 in 1, 3 usi in 1. E io ho preso ovviamente questa colorazione sul rosa e questo si può utilizzare sulle labbra, sulle guance e sugli occhi, se non mi sbaglio. Comunque questo ovviamente lo proverò e vi farò sapere. Molto carino questo colore, mi piace. Questo vi farò sapere perché lo voglio provare. Non so, non, cioè, non mi piace molto il fatto di provare una cosa negli occhi, nelle guance e sulle labbra, però
si potrebbe provare. Poi un altro prodotto che ho preso sempre della collezione natalizia è Holiday James Spark Eyeliner. Questo sinceramente mi hanno messo curiosità i vari video che ho visto. Io ho preso lo 03 perché era il colore che mi interessava di più. La boccettina è verde, quindi un po' mi sono spaventato, ho detto no, ho sbagliato. Invece all'interno non ho preso il dorato perché è quello che ho visto prendere a tutti, ma ho preso questo che sarebbe un antracite. Ve lo sto mettendo doppio per farvi vedere il colore e sinceramente mi ha incuriosito tantissimo e lo voglio utilizzare. Questo è il colore, vedete che è luminoso ed è un antracite, un grigio sul nero ma molto molto particolare e questo lo vorrei utilizzare proprio perché sto imparando a mettere anche l'eyeliner, quindi quante cose imparo. Poi le ultime due cosucce e abbiamo finito. Allora, io ho preso due ombretti di questi qua piccoli perché mi piacevano tutti, però pensando no, questo non mi piace, quest'altro colore no, quest'altro. Ho pensato, vabbè, prendi due colori che di più ti piacciono in assoluto. Allora, per primo avevo preso questo che è lo 02 ed è un Coral Symphony, che questo è il pack ovviamente. Il pack. Che assomiglia tantissimo all'illuminante, al colore dell'illuminante dello 01, che sarebbe questo. Il pack di questo prodotto è questo, sembra un diamante. Ed è questo. Vedete, sembra un diamante intagliato. E vi faccio lo swatch. E questo è il colore. Ve lo metto vicino, vabbè, non è proprio uguale uguale, però ci assomiglia ed è questo il primo proprio, questo qua, vedete il primo, e devo dire che è fantastico, io l'ho già visto utilizzato da altre ragazze e sinceramente mi è piaciuto tantissimo. Allora, io questa volta ho voluto prendere delle cose perché ho visto già varie recensioni, tipo come Mary, vi scriverò il nome, Eleonora Mocio, avevano fatto vedere questi prodotti e quindi ci sono andata a tastoni, ma ho preso, diciamo, consigli da altre ragazze, quindi prima di fare un passo più grande della mia gamba. L'altro colore che avevo preso è lo 04, non potevo non prendere amante del blu. Ho preso questo, sinceramente gli do tantissime speranze in questo colore. Ed è questo. Io spero, spero che mi dia soddisfazioni questo colore. Lo spero con tutta me stessa perché sennò lo ammazzo. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere e poi vi saluto è questo cofanetto qui con tre rossetti di Kiko e sono i tre rossetti che mi piacevano di più. Questo, se non mi sbaglio, l'ho visto da Elisabetta R. Ora non mi vorrei sbagliare, ma comunque sono dei mini rossetti, quindi chi fa collezione non poteva non prendere questi mini rossetti. Questi ve li faccio vedere perché non so se tenerli tutti. E sono uno questo beige chiarissimo che va sul rosa pescato, che è lo 01. Poi abbiamo lo 02 che è un malva, è il mio colore, che è questo. E poi abbiamo lo 03 che è un altro nude, però più un marroncino. E questo sono i rossetti di Kiko. Sono davvero, davvero, davvero molto, molto belli. Non so se li tengo tutti o alcuni li regalo e uno lo tengo per me, ma devo dire che sono ottimi anche come dei regali. Idea regalo. Ovviamente, diciamo. Perché ci stai facendo vedere tutti questi acquisti? Perché adesso inizieranno gli sconti, a gennaio ci saranno gli sconti, quindi io direi di prepararvi perché io acquisterei alcune cosucce che vi ho fatto vedere perché sono veramente ottime, ma veramente ottime. Volevo farvi lo swatch, volevo togliere gli swatch di tutto.
di tutto, e ripeto di tutto. Mi faccio male, eh? Aspettate, comunque, questo è quello che rimane. Direi che è resistente. Questo è tutto per quanto riguarda Kiko. Ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti, se farete acquisti anche voi da Kiko e cosa prenderete di questa collezione natalizia. Io per quanto riguarda questo video è tutto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!